Buongiorno a tutti e bentornati. Allora, oggi vi mostro l'ultima collezione di Kiko inerente appunto alle feste natalizie che ci apprestiamo a vivere a breve. E sto parlando dalla collezione Arctic Holiday, una fantastica collezione che a me ha colpito tantissimo e della quale ho preso qualche pezzo. Che spero poi andrà ad incrementarsi perché ho visto alcune cosine, almeno altre due o tre che vorrei prendere. Allora, parto nel farvi vedere appunto quello che ho preso e come primo prodotto vi mostro il rossetto nella finitura metallica e sto parlando del rossetto Arctic Holiday Metal Lipstick, quindi vi ho detto tutta la dicitura. Io ho acquistato il colore 02, sono presenti in gamma 4 colori e ho preso appunto lo 02. Il prezzo di questi rossetti è di 10,95 euro. Allora, il pack esterno, come potete vedere, è questa scatolina rossa metallizzata, dove sono poi disegnati, oltre alle scritte argentate Kiko e tutti i nomi del rossetto, anche dei fiocchetti di neve. Sempre diciamo stampati sulla confezione. Allora, mentre il pack del rossetto è questo qui, che ricordo ormai altre collezioni precedentemente uscite, perché se non ricordo male, lo stilista che sta creando i packaging ultimamente, tranne quelli delle Capsule Collection, che sono diversi stilisti, è sempre lo stesso. Sinceramente, la forma di questi rossetti mi piace molto. Ho visto anche del blush, tipo se non ricordo male, della terra. Comunque richiamano appunto confezioni già acquistate, solo che hanno una finitura appunto argento, tutta lucida, metallica. 02 è questo ed è meraviglioso. Guardate anche la struttura del rossetto stesso, dello stick, è tutta prismatica. Questo color, direi un bronzo chiaro, un marroncino chiaro, anzi proprio un rosa gold. Sì, credo che sia proprio in una tonalità rosa gold. Guardate, fantastico. Questi sono proprio i rossetti che io stramo. A me piacciono tanto i rossetti lucidi. Ho apprezzato negli ultimi periodi anche quelli matte, a lunga tenuta, senz'altro. Ormai utilizzo, diciamo, di gran lunga più quelli perché stanno anche tanto tempo fuori casa. Preferisco avere le labbra sempre in ordine. Però il mio grande amore, vi dico la verità, rimangono i rossetti, quelli tutti glitterati e lucidi. Sono sincera, appunto, questi colori metallici quest'anno di tutte le linee, di tutti i brand che li hanno lanciati, quindi io sono finalmente contenta di ritrovare i miei tanto amati rossetti sberluccicosi. Altro prodotto che ho acquistato sempre della linea è l'illuminante. Praticamente questo è il packaging esterno. Guardate, è meraviglioso, è tutto olografico ed è praticamente, in questo caso, è un'ora oro olografico, riporta sempre la stessa trama dei fiocchetti di neve disegnati. E in questo caso ho preso il white, lo 01 white snowflow. Flak, Snowflak, penso che si pronunci così, è un nome improponibile, e della gamma ne sono usciti soltanto due e questo costa 11,95 euro. Vi faccio vedere qual è il pack. Questo è il pack praticamente proprio della cialdina, anche qui la parte, diciamo, sottostante dell'illuminante è sempre in questo colore argento metallico, quindi molto specchiato. E invece la parte superiore è trasparente, che ricorda un po' quelli degli ombrettini, con la scritta appunto Kiko. Diciamo che per 11,50 euro una cialdina non troppo grande, la vedo un po' esagerato, però è un mio parere personale. Il colore è sempre di questo colore rosa metallizzato, se così lo vogliamo chiamare, che poi è un white olografico, e appunto ve lo vado a swatchare. Guardate. Sì, è un white olografico, in camera non rende bene, però praticamente ha tutte delle perlescenze lilace, violace, rosa, quindi comunque è un bellissimo illuminante, guardate, che secondo me si potrà utilizzare anche appunto come ombretto. Ecco, forse così swatchato si vede meglio. E mi piace tantissimo anche la trama della cialdina stessa, che richiama appunto i cristalli di neve, quindi veramente veramente molto molto bella, è bello anche come colore.
Mentre l'ultimo prodotto che ho acquistato di questa linea, ma non per importanza, anche forse è il prodotto più importante di tutta la linea, sto parlando della palettina, quella ed è chiamata praticamente Arctic Holiday Only One Palette, quindi tutto in uno, è una palette che presenta diverse cose al suo interno. Il pack esterno è appunto in questo argento specchiato e invece il pack interno, meraviglioso, è tutto argento glitterato, quindi proprio è glitterosa la palette. Mi piace tantissimo, ci sono le K di Kiko qui all'interno ed è un'unica palette, quindi questa è uscita soltanto in questa variante. E poi ho notato che ci sono le palettine, quelle più piccoline, della quale appunto vi ho accennato prima, che è uno di quei prodotti che io vorrei svuociare per poterli prendere. All'interno troviamo presente lo specchietto, guardate questo qui, quindi davvero utile se vogliamo utilizzare la palette anche per truccarci, quindi per portarla con noi. E poi c'è la velinetta con i nomi. E praticamente vi voglio far vedere questo. Questa palette comprende, vi dico subito, allora ha uno Sculpting Powder 01, lo Sculpting Powder 02, quindi ha due terre per quanto riguarda lo sculpting, quindi per il contouring. Ha diversi ombretti, tra cui ombretti glitterati, ombretti matte e poi anche sheer, e poi ha dei prodotti per quanto riguarda le sopracciglia, quindi abbiamo un taupe, un ebony e un black, in più c'è un illuminante ed un blush. Adesso ve lo mostro appunto nello specifico. Questi due sono le terre per lo sculpting, questo qui invece è l'illuminante, il blush, forse togliendo questo si vede meglio, il blush. Poi ci sono tutti gli ombrettini, questi qui, sia metallici che opachi, e questi tre che possono essere utilizzati sia da ombretti ma anche per ombretti per le sopracciglia. Allora adesso vi faccio lo sguaccino di un paio di ombrettini, vi faccio senz'altro questo argento bellissimo, proprio argento 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 effettivamente, con la quale possiamo sbizzarrirci magari per dei look per Natale o per Capodanno. Poi c'è questo oro qui. La pigmentazione è veramente pazzesca, perché solo appoggiando il dito già noto che praticamente viene prelevato tanto prodotto. E questo è un metallico appunto, è sempre glitterato, però è, cosa dirvi, quello argento ha proprio dei micro glitterini all'interno. E poi c'è questo champagnino bellissimo, guardate, che è questo qui, che è uno champagne bronzato, veramente molto bello. E adesso vi sguaccio anche questo colore qui, che è un marrone, cioè pazzesco, guardate, un marrone rosso praticamente. Ecco, forse questo mi aspetta, è più pigmentato sul dito che non quando si va a sguacciare, anche se effettivamente è pigmentato, però bisogna pigiare diverse volte per renderlo più omogeneo. Poi c'è l'illuminante, che è questo illuminante dorato chiaro, cioè fantasmagorico, bellissimo, guardate, anche questo utilizzato come ombretto da una luce pazzesca. Il blush è un blush rosato pescato, opaco, mi piace veramente tanto questo blush, perché sono più o meno i blush che rientrano nel mio range di gusti di colore, ed è questo qui. E poi le due terre, vediamo se riesco a pulirmi le mani e farveli vedere entrambi. Allora, questo è quello chiaro e questa è quella più scura. Allora, guardate, c'è questo chiaro che praticamente direi che è un color beigeolino, e poi c'è questo qui che è un color cammello. Vediamo se riesco a sbocciarveli qui sulle mani, per fare sulle braccia, per farvelo vedere. Vedete, questo è molto chiaro, questo qui è un po' più scuro. E quindi questi sono i prodotti contenuti, e poi ci sono altri ombrettini. Comunque questi, diciamo, sono i prodotti contenuti in questa palette, che a me è piaciuta tantissimo, sono veramente entusiasta, mi piace proprio, io adoro i glitter, tutto ciò che è sberluccicoso, quindi rientra pienamente nei miei gusti, anche proprio come stile di packaging. Allora, la palette è costata 19,95 euro. Come immagino, ho ricevuto nuovamente, ormai lo stanno mettendo sempre per ogni acquisto, il Sublime Light Effect Moisturizing Cream, ed è praticamente l'Hydra Pro Glow, è il campioncino di questa appunto siero, questa crema per il viso. Poi, inaspettatamente
affrettatamente, vi dico la verità, perché non ne avevo né letto sull'ordine né quando appunto ho concluso l'ordine online. Quando ho aperto il pacco l'ho trovato e sono rimasta veramente molto contenta di questo. E sto parlando di questa sacchetta con la scritta Kiko, che è sicuramente il sacchetto che loro stanno mettendo in omaggio acquistando appunto la linea diciamo Holiday come sacchetto regalo, quindi dove andranno contenuti tutti i prodotti. C'è il marchio Kiko qui nella con la scritta argentata, il sacchettino è tutto vellutato, quindi veramente molto bello, e si chiude in questo modo. Ragazze, per quanto riguarda questa nuovissima collezione, quindi Holiday, no, dei giorni felici, quindi dei giorni natalizi, quindi l'Arctic Holiday, i miei acquisti al momento terminano qui. Se prenderò qualche altra cosina ve lo farò sapere, quindi comunque magari o farò un video apposta o per chi mi segue anche su Instagram magari posterò qualche foto su Instagram o sulla mia pagina Facebook. Giù comunque trovate tutti i link sia per quanto riguarda Instagram che la pagina Facebook, dove non aggiorno sempre, vi dico la verità, perché ho tantissime cose della quale occuparvi, quindi preferisco tenere più attivo il canale che non magari le pagine, cosa che vedo invece altre che preferiscono avere più le pagine dei vari social aggiornati e un po' meno sul canale. A me piace chiacchierare, quindi mi piace chiacchierare con voi, è come se davvero vi avessi qui di fronte e ci fosse un dialogo. Comunque, come sempre, vi dico che se avete delle domande da farmi, me lo scrivete qui giù nei commenti e io, appena possibile, cerco di rispondere a tutte. Come sempre, vi mando tantissimi baci e vi ringrazio di aver guardato il video e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutte!